E vi dicevo, certamente partire da Open Government e Open Data, però focalizzare un po' di più la chiacchierata che facciamo insieme questa mattina su Data Journalism, sul metodo che utilizzato per le inchieste che partono dai dati, sulle testate che meglio lo raccontano, su quali associazioni riutilizzano questa modalità di racconto, di narrazione giornalistica, se volete, per quelli che sono i propri scopi per coprire i propri temi, così come provare a ragionare insieme su un tema abbastanza dibattuto, quello del fact-checking, contrapposto al tema della post-verità, e poi infine cercare di capire, probabilmente la cosa che ci interessa di più, qual è il ruolo della pubblica amministrazione rispetto al tema dell'open government, rispetto al tema dell'open data, e anche su come la pubblica amministrazione possa, in qualche maniera, mi auguro di riuscire a convincervi sul fatto che si auguri che i propri dati vengano riutilizzati da giornalisti per raccontare storie. Partiamo da, guardiamolo un po' più da lontano e provo a raccontarvi di cosa parliamo quando parliamo di open government e di open data. Per governo aperto, il governo aperto, se volete, è un atteggiamento che la pubblica amministrazione dovrebbe cercare di mantenere nei confronti dell'attuazione delle proprie policy. Significa che sotto l'ombrello teorico dell'open government, quella che dovrebbero essere gli obiettivi di una pubblica amministrazione, di essere più aperta e più trasparente, più, se volete, predisposta al dialogo con i soggetti all'esterno, soprattutto orientata a condividere le proprie informazioni in maniera tale che cittadini, associazioni di categoria, imprese, insomma chiunque abbia interesse possa esercitare un controllo pubblico sull'operato della pubblica amministrazione. Questa idea di controllo, questa idea di permettere a soggetti esterni di guardare quello che sta avvenendo all'interno della pubblica amministrazione è più o meno il tema dell'accountability, che se volete è una delle tracce che abbiamo provato a darci per il racconto di questa mattina. Probabilmente non parleremmo di open government, non parleremmo di open data, forse ne parleremmo meno, ne parleremmo con un taglio certamente meno consapevole, se guardando, come dire, alla sequenza storica che ci ha portato che ha portato il tema del governo aperto a quello che è oggi, se Barack Obama durante il suo primo mandato, quindi 2008-2009 più o meno, promulga quella che viene chiamata l'Open Government Directive, cioè una direttiva, una legge che chiede alle pubbliche amministrazioni americane di attuare una serie di provvedimenti che potessero in qualche modo essere ricondotte al tema dell'apertura, al tema della trasparenza, al tema della condivisione dei dati. È stato importante, è un momento importante, perché no, non è che non esistesse fino ad allora, nel senso che soprattutto in università britanniche, soprattutto in università americane, insomma nel mondo anglosassone, si parlava molto di governo aperto e di accountability, però fino ad allora, fino alla direttiva di Obama, era un qualcosa che restava caratterizzato da forte teoria e molta poca pratica. Negli ultimi anni, nel primo e soprattutto nel secondo mandato, Obama in qualche modo ha dimostrato che queste idee, queste teorie possono diventare parte del meccanismo con cui la pubblica amministrazione si muove, delle dinamiche interne alla pubblica amministrazione. E a mio modo di vederla è una cosa che permette a tutti di vivere meglio, abitare meglio i propri stati, i propri governi, partecipare alla vita pubblica. L'open government si basa soprattutto su tre pilastri, e sono la trasparenza, la collaborazione con soggetti esterni alla pubblica amministrazione e, come vi accennavo prima, l'accountability, cioè permettere a chiunque di guardare quello che sta avvenendo e soprattutto essere responsabili, con nome, cognome, budget e una serie di cose che vedremo più avanti, delle politiche pubbliche che si stanno implementando. Piccolo cenno ancora una volta storico-teorico, tutto questo comparto di idee, se volete, in qualche maniera discende da un paper pubblicato da questo signore che vedete in questa slide, si chiama Tim O'Reilly, è particolarmente famoso per aver prodotto, mantenuto, rilanciato una serie di conferenze in America sui temi legati al digitale, per dirla larga,
che un po' di tempo fa ha pubblicato un paper che si chiamava Government as a Platform. La sua idea era quella di applicare al governo, ai meccanismi governativi, delle lezioni imparate attraverso lo sviluppo open source di software, cioè attraverso, visto in questo caso come qualcosa in cui soggetti diversi con competenze diverse collaborano verso un obiettivo comune, lo fanno tra pari, lo fanno attraverso piattaforme che permettono a tutti di aggiungere le proprie porzioni di codice fino ad arrivare a un'applicazione finale. L'idea di Tim O'Reilly era quella di applicare questo genere di organizzazione alla vita della pubblica amministrazione, al modo in cui la pubblica amministrazione implementa le proprie iniziative. Ed è più o meno questo che Barack Obama ha cercato di fare nella sua direttiva, cioè ragionare e spingere molto il concetto di government as a platform, coinvolgere molto soggetti esterni, dare regole chiare, partecipare molto e cercare di condividere qualunque iniziativa pubblica venisse portata avanti. La parola chiave certamente è quella della regola, regole condivise, soggetti diversi che possono dialogare tra loro sulla base di un patrimonio informativo comune e condiviso, lo vedremo meglio a proposito di Open Data, ma soprattutto lo possono fare sulla base di regole che siano uguali per tutti. In America questa cosa è sentita probabilmente più di quanto non sia sentita in Italia, perché c'è la grande questione delle lobby che in qualche modo deve essere regolata e ci sono degli interessi che stanno al di fuori della pubblica amministrazione che per forza di cose influenzano quello che avviene all'interno. La regolamentazione è un punto estremamente delicato e soprattutto, ripeto, è una cosa che riguarda molto il tema incluso nel paradigma dell'open government, che è quello dell'accountability, del poterle essere responsabili della condivisione di regole. Questo schema ci aiuta un pochino a capire com'è che funziona, nel senso qui potete più o meno vedere come trasparenza, partecipazione, accountability, collaborazione concorrano a creare uno schema unico basato sulla condivisione dei dati, sul lavorare con soggetti esterni, sul far partecipare i cittadini alle delibere delle pubbliche amministrazioni, in generale cercare di ascoltare le opinioni di tutti prima di farsi un'idea che parta dalle opinioni condivise di tutti prima di prendere di decidere come implementare un'iniziativa. È importante non solo il fatto che questa cosa è stata fatta in America, però se volete ha iniziato a diventare parte del patrimonio comune, un patrimonio internazionale delle democrazie più evolute. Nel momento in cui è partita questa iniziativa estremamente interessante, credo l'anno fosse il 2012, se no 2011-2012, si chiama Open Government Partnership, è un'associazione, un patto multilaterale internazionale dove paesi diversi, tra cui il nostro, negli anni si sono impegnati ad adottare all'interno del proprio quadro normativo una serie di riferimenti, una serie di iniziative, una serie di punti di vista, se volete, sul tema dell'open government e farlo in maniera operativa. Nel senso, Open Government Partnership chiede ai Paesi membri di portare avanti dei piani concordati dove sono riportate delle iniziative che devono essere implementate in un arco temporale definito, e soprattutto il mestiere più interessante di Open Government Partnership è monitorare il modo in cui queste iniziative vengono portate avanti. Monitorare soprattutto grazie al contributo della cosiddetta società civile, cioè di soggetti, ancora una volta non pubblici, che osservano quello che la pubblica amministrazione sta facendo e fanno in modo di renderlo noto, fanno in modo di capire qual è lo stato d'avanzamento iniziative. Vi dicevo che noi abbiamo iniziato, credo abbiamo pubblicato, se non ricordo male, era il 2012, il primo piano nazionale di Open Government, sempre nell'ambito di Open Government Partnership, a cui è seguito un secondo, e adesso, poco dopo quest'estate, è stato pubblicato il terzo, che trovate disponibile sul sito opengov.it. Questo è uno screenshot della pagina, potete consultare il piano, potete capire quelle che le priorità che il governo italiano si è dato sul tema di Open Government. Particolarmente interessante, al di là delle iniziative e del fatto che ad ogni iniziativa corrisponde un ente, ad ogni ente corrisponde un nome, un cognome del responsabile dell'implementazione di quella specifica iniziativa, vi dicevo, è interessante non solo il fatto che siano esplicitate, ma anche che
chiunque possa contribuire a monitorare lo stato di avanzamento attraverso questa parte del sito web che appunto si chiama Monitora e che dà un quadro sullo stato di avanzamento delle iniziative aggiornato più o meno mensilmente e lascia capire a colpo d'occhio immediatamente navigando, cliccando sulle iconette che vedete in questa pagina, a che punto sono, a che punto siamo rispetto all'implementazione di quel piano. In America esistono iniziative molto mature rispetto al tema dell'accountability, che hanno un po' un taglio simile a quello che abbiamo visto adesso a proposito del piano nazionale di Open Government. Tra le varie, quella che mi piace di più, quella che penso restituisca meglio il senso di questa cosa, è questo sito che si chiama performance.gov. Navigandolo potete vedere quelli che sono, o meglio, quelli che erano gli obiettivi che si era posta l'ultima amministrazione americana. Adesso non so se con Trump questa cosa. Tutto questo impianto resterà in piedi, vedremo, per il momento i siti restano, però vedremo quello che avviene, il modo in cui saranno aggiornati di qui a un po'. Però vi dicevo, questo sito è particolarmente interessante perché tutti i dipartimenti, le agenzie del governo federale americano esplicitano gli obiettivi che il governo gli ha dato, le trovate nella sezione Goals, e di volta in volta portano avanti, raccontano quello che stanno facendo per ogni singola iniziativa. Quindi è un modo per rendicontare l'azione pubblica quasi in contemporanea, l'aggiornamento più o meno mensile. E anche qui trovate il budget impegnato, il budget che è stato speso, la persona che se ne sta occupando, dei report di monitoraggio più o meno costanti. Che aiutano un minimo anche a capire quello che sta avvenendo. Insomma, è un'ottima iniziativa di accountability, un ottimo modo per raccontare quello che sta facendo e per permettere, come dicevamo nell'introduzione a proposito di Open Government, di vedere, di lasciar guardare i soggetti che sono esterni alla pubblica amministrazione quello che la pubblica amministrazione sta facendo. Non è troppo dissimile, ad esempio, per riportare iniziative con un taglio simile da quello che fa l'Agenzia per l'Italia Digitale in questa pagina che si chiama Avanzamento Crescita Digitale e riporta in maniera numerica, in maniera analitica, quello che è lo stato di avanzamento delle iniziative e delle priorità che l'Agenzia per l'Italia Digitale si è assunta e sono ovviamente state indicate dal governo. Quindi andando ad esempio a fare un clic su ognuna di quelle iconette potete vedere come in questo caso l'esempio che ho preso Pago PA, vi permette di sapere quante PA hanno aderito, quante sono attive, i servizi di pagamenti attivati, ci sono dei grafici che rendono questa cosa anche più gradevole da un punto di vista della comunicazione, insomma, rendicontare quello che si sta facendo dovrebbe un po' essere quello che ogni pubblica amministrazione, una responsabilità che la pubblica amministrazione si dovrebbe assumere nel momento in cui implementa iniziative pubbliche. Rispetto a questo tema, rispetto alla condivisione delle informazioni, è interessante ed è anche centrale, se volete, rispetto alla seconda parte dedicata al data journalism di cui parleremo oggi, provare a fare un piccolo focus sul tema dei dati aperti. Dicevamo che la trasparenza è certamente uno degli asset fondamentali di ogni iniziativa, di ogni buona iniziativa di governo aperto. Open data non significa altro, detto in maniera estremamente brutale, riprendere quelle informazioni che la pubblica amministrazione già espone, già racconta, già raccoglie, già conserva per proprio mandato istituzionale, che solitamente fino a un po' di tempo fa restavano su formati difficili da esporre all'esterno, e prendere queste informazioni e aggregarle attraverso dei formati, degli standard che non vedremo oggi, però insomma è qualcosa di tecnicamente abbastanza semplice, e renderli disponibili attraverso internet, quindi permettere a tutti di prendere queste informazioni e di riutilizzarle. Qual è più o meno la logica? L'idea è che dal momento che le attività della pubblica amministrazione sono finanziate attraverso l'erogazione fiscale dei cittadini, è giusto che le informazioni prodotte da quelle attività in qualche maniera ritornino ai cittadini stessi. Le hanno già pagate di fatto, quindi è giusto, è coerente, è vantaggioso per tutti, lo vedremo meglio più avanti, che queste informazioni vengano restituite in formato aperto. Faccio un esempio abbastanza banale. Il trasporto pubblico urbano, ogni città ha un
una propria agenzia che gestisce autobus metropolitane, treni urbani e cose di questo tipo, quelle informazioni, le informazioni sullo spostamento, cioè le attività che permettono ai cittadini di spostarsi da un punto all'altro della città, producono informazioni, banalmente quando arriva l'autobus, dove è collocata la fermata e cose di questo tipo, ed è vantaggioso per tutti se queste informazioni vengono esposte all'esterno attraverso dei formati che permettano a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, ad esempio, di creare delle applicazioni per smartphone che dicono quando l'autobus sta arrivando, piuttosto che ti dicono qual è il modo migliore per arrivare da un punto all'altro della città. Più o meno pendata, detto davvero molto rapidamente, è questo. E la cosa di cui mi interessava soprattutto dirvi è che non è solo una questione di trasparenza, nel senso che queste informazioni non è opportuno che vengano esposte soltanto perché tutti possono vederle, ma è utile e vantaggioso se queste informazioni creano valore, soprattutto attraverso lo sviluppo di applicazioni basate su questi dati. Soggetti esterni alla pubblica amministrazione si possono arricchire, possono creare servizi interessanti, in alcuni casi anche servizi che possono essere pagati dai cittadini per poter essere fruiti, ed è più o meno il tema centrale dei dati aperti. La ragione che dovrebbe spingere più di altre la pubblica amministrazione ad esporre queste informazioni può essere più o meno ricondotta a quella che in gergo viene chiamata la terza rivoluzione industriale, credo la definizione sia di Jeremy Rifkin. L'idea è che, ad esempio, la prima rivoluzione industriale sia stata possibile perché c'era una forte disponibilità all'epoca di quello che è il carburante che l'ha messa in moto, cioè il carbone, era facile arrivare al carbone. Questo carburante ha generato una serie di iniziative che potessero riutilizzare questa materia prima e renderla fruibile, farla diventare forza lavoro. È avvenuta più o meno la stessa cosa qualche anno dopo con il petrolio. Quella che adesso stiamo vivendo in questi giorni, cioè la terza rivoluzione industriale, è basata soprattutto sui dati. È importante ragionare su come molte delle grandi aziende IT, Google, Facebook, Twitter e mille altre che vi vengono in mente, di fatto non siano altri che gestori di dati, cioè prendono dati alimentati da utenti o presi da internet e riprendendo queste informazioni creano servizi vantaggiosi e diventano estremamente utili per i cittadini e di fatto generano un'entrata importante. La pubblica amministrazione con i propri dati può contribuire a rendere ancora più solida, ancora più forte questa terza rivoluzione industriale, può generare valore proprio esponendo le proprie informazioni in formato aperto. In generale, di quali dati parliamo? Cioè, quando si parla di open data, detta così, magari può anche essere difficile focalizzare sul taglio, sulla tipologia di dati che una pubblica amministrazione deve esporre. La risposta è abbastanza facile, qualunque tipo di dato, nel senso che qualunque tipo di dato gestito dalla pubblica amministrazione può essere messo all'esterno, fatto salvo un paio di attenzioni. La prima certamente è la privacy. Nessun dato pubblico in formato aperto, in generale nessun dato pubblico esposto su internet, cioè accessibile a chiunque, può violare la privacy degli utenti. Questa è la prima cosa a cui bisogna pensare nel momento in cui si fa open data nella pubblica amministrazione. La seconda, ancora una volta, abbastanza semplice da intuire, nessun dato che in qualche maniera renda più complessa, renda rischiosa la sicurezza nazionale o la sicurezza di qualunque luogo. Per il resto, davvero qualunque informazione può essere esposta in formato aperto. Qualunque elenco, qualunque bilancio, qualunque tipologia di attività, i dati sulla meteorologia, i dati sul trasporto pubblico, i bilanci degli enti, qualunque cosa, qualunque numero la pubblica amministrazione racchiuda in aggreghi in formato di dataset può diventare open data. C'è una differenza sostanziale però tra i dati pubblici e i dati pubblici aperti rilasciati in formato aperto. Se volete, si può guardare all'open data, cioè i dati pubblici aperti, come una sorta di sottoinsieme dei dati pubblici, e la differenza, o meglio, le caratteristiche che rendono un dato pubblico un dato pubblico aperto sono sostanzialmente tre. La prima riguarda la reperibilità, cioè per chiamare un dato pubblico open data dobbiamo accedere a questo dato attraverso una banalissima ricerca su Google.
dati devono essere facilmente accessibili a tutti, non deve essere necessario registrarsi, ovviamente, non deve essere necessario pagare nulla per poter accedere a queste informazioni. La seconda caratteristica è, se volete, squisitamente tecnica, nel senso i dati devono essere rilasciati in formato machine readable, detto in maniera molto più semplice, se quelle informazioni sono esposte in un PDF di tipo immagine, sapete quei PDF che quando provate a fare copia e incolla non riescono neanche a prendere i caratteri perché sono immagini statiche, ecco, quello non può essere considerato open data, non è un formato leggibile da un'applicazione, è un formato pensato per essere letto da occhio umano. Quello che noi interessa in quanto open data sono le banalissime tabelle, sono i database, sono le informazioni ordinate in righe e colonna che sono molto molto semplici da rielaborare, quindi qualunque altra applicazione può accedere a quei dati e lavorarli, modificarli, riscriverli, riguardarli, trarne nuovo valore. Quindi dopo la reperibilità, secondo elemento indispensabile è la possibilità che queste informazioni vengano facilmente lette da applicazioni informatiche. Terza caratteristica che riguarda soprattutto i dati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni europee, perché in America c'è un regime di copyright un po' diverso sulle opere pubbliche, da noi però è indispensabile rilasciare queste informazioni sotto una licenza di tipo aperto, cioè una licenza, avete presente la classica licenza tutti i diritti riservati? Quella è la licenza più chiusa che possa esistere. Per i dati della pubblica amministrazione invece si opterà per licenze che garantiscano a chiunque la possibilità di riutilizzarle, la possibilità di rimettere mano a queste informazioni e anche, ripeto, ce lo auguriamo tutti, soprattutto noi che lavoriamo sul tema dei dati aperti, di fare business su queste informazioni, cioè di creare servizi che possono essere talmente appetibili da farsi pagare dagli utenti per averli. Di base l'open data è soprattutto questo e come vedete le tre caratteristiche dei dati aperti sono soprattutto funzionali alla possibilità che questi dati vengano riusati, cioè che queste informazioni vengano una volta esposte dalle pubbliche amministrazioni sui propri siti, qualcun altro, un soggetto esterno, un soggetto che fino a prima di allora difficilmente sarebbe potuto entrare in contatto con quei dati, può acquisirle e può generare delle applicazioni diverse, molto simile all'esempio che vi facevo prima sui dati del trasporto pubblico che generano applicazioni che in gergo vengono chiamate trip planner, cioè applicazioni che permettono di spostarsi con tempi certi all'interno delle città. Questa era la prima parte più o meno su Open Government e Accountability Open Data. Mi rendo conto di essere stato piuttosto rapido, però mi interessava soprattutto concentrarmi sulla seconda che, ripeto, riguarda più il giornalismo e quindi magari un po' più incentrata sui temi che state trattando in questo corso. Vi chiederei a Roberta e a voi che siete in aula se è il caso di fare un a fondo su qualche domanda, se vi è venuto in mente qualcosa, altrimenti io lentamente mi avvio verso la seconda, ditemi voi. Vedo che qualcuno sta digitando, quindi prendo qualche altro minuto, però perfetto, Francesco, grazie mille, mi dite che è abbastanza chiaro, ripeto, però approfittando anche del fatto che in aula non siamo poi tantissimi, qualunque cosa dovesse venirvi in mente, continuate ad utilizzare la chat così come state facendo fino adesso, che proviamo a ragionarci insieme. Vi dicevo, il secondo focus della giornata, una volta che abbastanza chiare, come dice Francesco, i concetti di accountability, di open government e di open data, proviamo a vedere come questa cosa impatta sul giornalismo e proviamo a capire insieme come la pubblica amministrazione in qualche modo può gestire, può, se volete, anche tirare acqua al suo mulino rispetto al tema del giornalismo basato sui dati. Si parla di data journalism nel momento in cui le inchieste giornalistiche per trovare la base su cui svilupparsi sono soprattutto basate sui dati, sono basate su informazioni che vengono rielaborate, vengono confrontate, vengono approfondite e generano delle storie, generano delle narrazioni giornalistiche. Scusate. Però di fatto l'idea non cambia, nel senso gli elementi classici del giornalismo, a mio avviso, poi probabilmente voi in aula ne sapete più di me, quindi magari vi chiedo di confrontarmi su di confortarmi su le idee che sto provando a raccontarvi, però di fatto non cambia moltissimo, nel senso c'è come nel giornalismo classico, c'è un evento, c'è qualcuno che lo deve raccontare e ci sono una serie di strumenti che questo qualcuno che lo sta raccontando utilizza per produrre la storia, per produrre la notizia.
notizia. Di fatto non è troppo dissimile dalle tecniche giornalistiche già usate in passato, cioè dal modo in cui il giornalismo si è specializzato di volta in volta a seconda di quello che era il periodo storico, nel senso l'editoriale è un tipo di giornalismo che approfondisce l'idea piuttosto che la narrazione del fatto, dell'evento. Allo stesso modo il reportage si è potuto sviluppare al momento in cui una serie di strumenti sono stati resi disponibili, ad esempio il reportage fotografico. Il giornalismo televisivo è più o meno sempre la stessa idea, cioè un fatto, qualcuno che lo racconta è uno strumento raccontato con una tecnica fin da allora nuova, fino agli anni 50 e agli anni 60, da cui deriva l'attuale da cui deriva il telegiornale. Il datagiornalismo è esattamente la stessa cosa, non cambia nulla, cioè, continua ad esserci una figura centrale che è quella del giornalista che acquisisce informazioni e le racconta a dei soggetti interessati ad apprenderli. Il datagiornalismo è esattamente questo, però la base viene fatta a partire da dati di fonte pubblica, di fonte privata, vedremo meglio più avanti, però di fatto si tratta sempre, è lo stesso mestiere, quello di prendere una storia e di modellarla a seconda. A seconda degli strumenti che sono disponibili. Proviamo a ragionare sul metodo. C'è uno storico rapidissimo. Questo signore si chiama Philip Meyer ed è un professore di giornalismo della Columbia University, credo, all'Università di New York, e qualche anno fa, un po' di anni fa, ha pubblicato questo libro dove più o meno definiva le basi di quello che oggi viene comunemente chiamato data journalism, spesso tradotto in italiano anche con giornalismo di precisione. Quel di precisione è un po' come voler accentuare il fatto che è una narrazione giornalistica che si basa soprattutto su elementi fattuali, cioè su numeri, su cose piuttosto oggettive, almeno oggettive per quanto possibile. Esiste anche una traduzione in italiano pubblicata un po' di tempo fa da Armando Editore, credo, questa pubblicazione che vedete qui. La tecnica si basa soprattutto su quattro momenti diversi, cioè un data journalist alla sua scrivania, al suo computer, più o meno compie questi quattro passaggi, cioè acquisisce dati da fonti varie, ripeto, possono essere pubbliche, possono essere private, possono essere altra fonte, riprende queste informazioni, ci ragiona, le filtra soprattutto perché considerate che 10 volte su 10, quando acquisite le informazioni in formato tabellare, non saranno mai esattamente così come le volete. Quindi c'è una fase di filtraggio molto lungo dei dati, dove si tratta di prendere queste informazioni, farle convergere su un database e dargli una forma, per forma intendo proprio un'organizzazione in righe e colonne che possa essere funzionale alla terza fase del data journalism, che è la visualizzazione, poi ne vedremo meglio qualcuno più avanti. E infine, sulla base di un quadro chiaro, visualizzabile, cioè chiaro sia per chi sta scrivendo che per il lettore finale, si basa e costruisce la storia. Più è alto meglio sono gestite queste fasi, più alto sarà il valore per il pubblico finale che andrà a leggere, o andrà a approfondire, o andrà a guardare, o andrà ad ascoltare questa storia. Ad esempio il Guardian, il quotidiano inglese, sul proprio sito ha delle iniziative veramente molto interessanti riguardo al tema del data journalism. Questo ad esempio è un pezzo di qualche giorno fa, dove il Guardian racconta gli scioperi nazionali che stanno avvenendo all'interno che stanno avvenendo in Inghilterra, partendo dai dati e facendo dei confronti. Vedete, però c'è più o meno tutti gli elementi, se volete, del data journalist classico, cioè c'è una notizia, c'è un testo che introduce, che spiega, e c'è un grafico che a colpo d'occhio immediatamente racconta quella che è la situazione. Ed è così anche in altri casi, ad esempio il Washington Post, un po' di tempo fa, celebrava, cioè, non ricordo quanti anni fa fossero, però c'era il ventennale, forse credo qualcosa di più, della caduta del muro di Berlino, e il Washington Post faceva un ragionamento rispetto a come la Germania è evoluta da allora. Vedete, questa è una mappa delle province tedesche, il Land credo si chiami, non mi ricordo, dove le quattro mappe che vedete raccontano in maniera numerica, poi colorata su mappa, quelli che sono i fenomeni di reddito, di demografia, di
tasso di disoccupazione dell'attuale Germania. Quindi è facile fare un confronto tra i diversi luoghi. E quella riga invece rossa che vedete è la divisione che c'era prima da Germania Est e Germania Ovest. E vedete, cioè, la tesi del Guardian è che, nonostante siano passati molti anni dalla caduta del Berlino, ancora quella frattura, quella differenza tra i territori continua a persistere. Questa cosa raccontata attraverso la tecnica del dato journal, in questo caso supportata da una mappa che a colpo d'occhio fa comprendere quello che avviene, più o meno riassume quello che a mio avviso sono gli elementi caratteristici di una buona storia di giornalismo raccontata attraverso i dati. C'è un'informazione che passa a colpo d'occhio, che è immediatamente visibile, che è immediatamente intuibile da chi la sta osservando. Un po' di tempo fa, ad esempio, sono uscite delle indagini di un'università americana su quello che è il riscaldamento globale negli ultimi 1000 anni. Credo che l'avessero definita partendo da dei cartaggi su ghiacciaio o qualcosa di simile, e molti giornali l'hanno messa in mappa. Vedete, immediatamente facile, immediatamente salta all'occhio ancora una volta come dal 1870, cioè dalla prima rivoluzione industriale, in qualche modo la temperatura globale ha iniziato a diventare sempre più alta. Per qualche ragione, probabilmente, cioè la tesi che portava il giornale da cui ho tratto questo screenshot, è che la nostra incidenza, cioè la produzione industriale, in qualche modo influenza il clima globale. Quindi, come dire, è un modo per, partendo dai dati e visualizzandoli in maniera chiara, raccontare, valorare una tesi, raccontare un fenomeno. Quello che ci interessa però, ripeto, è un po' il taglio che mi piaceva dare al fondo sul data journalism, è vedere come il giornalismo basato sui dati, soprattutto su dati di fonte pubblica, diventi motore di accountability, cioè rende la pubblica amministrazione più trasparente nei confronti dei cittadini. C'è uno stretto legame, a mio avviso, tra accountability e open data. Da un lato, certamente il data journalism è un amplificatore, nel senso il giornalismo amplifica le notizie, amplifica quello che sta avvenendo, allerta l'opinione pubblica rispetto ai temi dell'accountability, cioè in qualche modo c'è la figura del cosiddetto watchdog, no? Del giornalista che racconta quello che sta avvenendo e in qualche maniera suona la campana rispetto a un'emergenza pubblica di una mala amministrazione piuttosto che su altri fenomeni. Però a mio avviso è anche interessante il modo in cui questa cosa può essere coltivata, cioè il modo in cui la trasparenza, l'accountability, grazie al data journal, trovino un modo per essere portati avanti in maniera coerente, in maniera seminale, in maniera divulgativa. Su questo provo a farvi un esempio, ditemi voi poi se pensate possa essere coerente. Siamo in Italia, qualche anno fa, una decina di anni fa più o meno, abbiamo certamente superato il periodo di Tangentopoli e qualcosa e tutto quello che ne è conseguito, però continua ad esserci un problema di malamministrazione, di cattiva gestione dei fondi pubblici. È una cosa conclamata, è una cosa di cui le persone parlano, però è difficile riuscire ad avere una posizione oggettiva rispetto a un settore comune, rispetto a un senso comune. Esistono bilanci, vi ricordo, cioè vi dicevo. Mettiamo questa storia alla fine degli anni 90, ancora non in open data, quindi bilanci che devono essere osservati per capire quello che c'è all'interno, e qualcuno, in questo caso due giornalisti, si prendono, come dire, l'onere di andare a guardare quello che sta avvenendo, di guardare le cifre, di confrontarle, e di qui viene fuori un libro che è quello di Rizzo e Stella, che è la famosissima casta, che attraverso la tecnica del data journalism, cioè attraverso partendo dai dati, raccontando quello che sta avvenendo, confrontando, sciogliendo quello che, se volete, è anche un'asimmetria informativa insita in molte attività della pubblica amministrazione, detto in maniera più semplice, chiunque non pratico, guarda un bilancio di una pubblica amministrazione, gli è praticamente impossibile riuscire a capire che quelle informazioni, cosa c'è scritto dentro e quali sono le dissonanze. I due giornalisti del Corriere prendono queste informazioni, le guardano, le osservano, le rendono accessibili a chiunque, pubblicano questo libro, che nel giro di tempo relativamente breve condiziona l'opinione pubblica, se ne parla, la parola casta assume una connotazione estremamente politica, e sulla base di questo dissapore dell'opinione pubblica nascono dei partiti che in qualche maniera se ne fanno carico. Queste
opinioni, questi punti di vista vengono portati in Parlamento attraverso la rappresentanza politica e quindi c'è un esercizio normativo rispetto alla correzione di una situazione di disagio, non che adesso sia perfettamente corretta, però comunque, come vedete in questo caso, dei giornalisti partendo dai dati e rendendo noti, rendendo accessibili questi dati a chiunque, rendendo accessibili questi dati anche alle persone che fino a prima di allora, guardando i bilanci, non avrebbero mai capito quali erano le informazioni più o meno dissonanti che stavano lì all'interno, sono riusciti a farle emergere, sono riusciti a creare un caso nazionale che poi ha avuto una copertura mediatica, ha avuto una copertura politica e in maniera organica questa cosa è diventata parte del dibattito parlamentare, quindi c'è stata una produzione normativa correttiva in questo caso rispetto a una situazione di disagio iniziale. È più o meno quello che ho cercato di rappresentare in questa slide, cioè esiste un problema, qualcuno ne scrive, esce una notizia, la notizia influenza l'opinione pubblica, quell'opinione pubblica coincide per forza di cose con le persone che vanno a votare e questi voti trovano la rappresentanza parlamentare, quindi il ciclo è organico e come dire, la figura del cosiddetto watchdog, del giornalista che approfondisce informazioni, le rende pubbliche e sulla base di questo dibattito, cioè sulla base di queste informazioni si crea un dibattito e questo dibattito porta a delle opinioni più solide che poi possono essere a loro volta rappresentate in maniera politica, è utile, è organico, funziona, nel senso rende migliore la democrazia di un paese. Questa cosa però da un po' di tempo a questa parte, questo stesso meccanismo, è stato un po' messo in discussione da una serie di fattori ambientali che stanno avvenendo proprio in questo periodo. La parola post-verità ultimamente è stata piuttosto abusata, quantomeno insomma, se ne è parlato parecchio, è stata la parola dell'anno per il dizionario inglese, l'Accademia della Crusca a sua volta l'ha contestualizzata e guardando al meccanismo che vi dicevo prima, cioè il fatto che dei giornalisti scrivano di qualcosa e questo qualcosa diventi opinione pubblica, l'idea di post-verità, l'idea di notizie false, insomma, tutti quegli oggetti strani con cui ancora abbiamo poca dimestichezza, rompono un pochino il circolo virtuoso che vi raccontavo prima, cioè l'arrivo di internet, il fatto che chiunque possa arrivare in contatto a notizie diverse di fonte dubbia o che sia molto facile pubblicare, sia molto facile disturbare l'autorevolezza della stampa accreditata, insomma, in qualche maniera spagina, in qualche maniera fa diventare più complicata questa cosa. Qualcuno sostiene, ad esempio, che alcune delle novità politiche dell'ultimo periodo, le elezioni di Donald Trump, piuttosto che la Brexit, cioè l'uscita dell'Inghilterra dall'Unione Europea, siano in qualche maniera anche riconducibili al fatto che non è stata raccontata una buona verità, nel senso che all'opinione pubblica sono arrivate delle opinioni, sono arrivati dei punti di vista diversi da quelli classici, diverso da quella che siamo abituati a chiamare verità. E quindi questa cosa ha molto scompigliato, insomma è difficile, se ne parla parecchio adesso, di cercare di capire com'è che funziona, come possiamo tamponare, come possiamo permettere di far arrivare all'opinione pubblica soltanto notizie che in qualche maniera siano accreditate, cioè che portano da elementi di verità. Diventa ancora più complicata questa cosa se ci aggiungete il cosiddetto problema delle fake news, cioè delle notizie finte, che hanno la straordinaria caratteristica di vendere moltissimo, il titolo squillante piuttosto che la notizia che parte da un elemento vero, verosimile e poi diventa molto più grande, ci sono decine di casi, non ve li cito neanche. E questa cosa però diventa ancora più complicata anche rispetto al meccanismo con cui funziona internet in questo momento, nel senso che la cosiddetta tecnica del clickbait, cioè portare utenti attraverso una notizia di richiamo sul proprio sito semplicemente per acquisire la visualizzazione e quindi generare introiti pubblicitari, rende questa cosa ancora più complicata. I giornalisti sono sempre più portati a fare notizie squillanti, giornalisti e in generale insomma, chiunque si occupi di produzione di informazioni su internet, in maniera tale da attirare sempre più
traffico, e l'importante è attirare traffico piuttosto che raccontare, cioè l'autorevolezza che una volta pagava di più, in questo momento viene molto messa in discussione rispetto ai meccanismi di funzionamento. Certamente questa cosa viene resa più complessa dai social media. Uno dei problemi riconducibili a questo genere di dibattito, e qualcuno ritiene sia il fatto che i social media, prendete Facebook e Twitter per avere insomma gli esempi più comunemente utilizzati, mostrano notizie tutte esattamente allo stesso modo. Quindi se quella notizia viene da una fonte autorevole piuttosto che da qualcun altro, a prima vista non si è neanche troppo in grado di capire che cosa c'è scritto, dove porta, cioè è una classica bacheca piuttosto che una classica timeline di Twitter, dove le notizie, i tweet piuttosto che i post di Facebook sono messi tutti esattamente allo stesso modo, quindi è anche difficile riuscire a capire. Una volta con i giornali c'è una rassegna stampa, era una cosa molto diversa, avevi altri elementi per riuscire a capire quale fosse la notizia buona e quale fosse la notizia più o meno verosimile. In questo caso invece sei semplicemente attirato dalla sequenza di cose che arrivano attraverso la bacheca piuttosto che attraverso la timeline. In più, altro elemento di non semplice gestione è la cosiddetta questione degli algoritmi, cioè il fatto che questi social media tendano a proporti notizie, contenuti che siano sempre più affini alle cose che hai cercato in precedenza. Questa roba viene comunemente chiamata come polarizzazione delle opinioni. Banalmente, se io cerco su Google sempre notizie su un'area politica piuttosto che su un'altra, Google, proprio per come è fatto, tende a propormi contenuti sempre più affini alle cose che mi interessano, e quindi continuando a polarizzare la mia opinione, mi propone informazioni che siano sempre più simili a quello che ho cercato in passato, quasi escludendo, quasi facendomi perdere la percezione di quello che è il dibattito generale. Ed è un problema, è una roba di cui è anche difficile accorgersene, perché è un algoritmo automatico di cui spesso la maggior parte delle persone non sono neanche troppo consapevoli. Il modo per, secondo alcuni, contrastare il fenomeno delle fake news, il fenomeno delle post-verità, la mancata autorevolezza di fonti su internet, è il cosiddetto fact-checking, piuttosto che la possibilità data a chiunque in maniera semplice di controllare attraverso delle proprie indagini, attraverso delle ricerche piuttosto semplici, le verità, e andare a guardare quello di cui veramente si tratta, andare a guardare i numeri. Cioè rendere chiunque ha la possibilità di, chiunque ha voglia, interesse ad approfondire queste informazioni, cercare di portarlo verso quella che è l'informazione primaria. Vi faccio un esempio, uno degli esempi che, come dire, ci ha riguardato un po' più da vicino per il lavoro che facciamo qui al Formez. Qualche anno fa, immagino ve lo ricordiate, il cantiere di Expo è diventato oggetto di mala amministrazione. Questa cosa è venuta fuori sui giornali, mille inchieste su Expo, cioè ci sono mille articoli su questo coso. Io ho preso questo pezzo del Post perché lo spiegavo in maniera molto semplice, molto diretta, però insomma davvero ce n'era uno al giorno in quel periodo. Di lì la necessità di regolamentare la questione dell'Expo e il fatto che l'allora Presidente del Consiglio chiama Raffaele Cantone, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, per vegliare su quello, per avere un occhio particolare su quello che sta succedendo all'interno dei cantieri di Expo. Cantone fa varie cose, varie iniziative che riguardano certamente il regime degli appalti, certamente una revisione di tutto quello che è in opera, però soprattutto dice abbiamo bisogno di una trasparenza diffusa. Una trasparenza proattiva, come si chiama spesso in questi casi, cioè l'idea che le informazioni siano condivise per loro stessa natura, cioè nessuno deve andarle a chiedere, deve essere la pubblica amministrazione in maniera proattiva, ancora una volta, a esporle, a rendere accessibile a chiunque. È qui che il governo chiede al Formez, in collaborazione con Expo e una serie di altri soggetti, che vedete, credo, in questa slide, di realizzare una piattaforma open data, una piattaforma di trasparenza e di accountability che fosse in grado di raccontare in maniera estremamente aggiornata, accessibile, facile da fruire anche per gli utenti, quello che sta avvenendo su Expo. Di lì a un po', ripeto,
anche grazie al contributo del Formez, siamo usciti con questa piattaforma che si chiama Open Expo e che ha raccontato, ormai Expo è concluso, però ha raccontato mese per mese quello che stava avvenendo all'interno dei cantieri di Expo, pubblicando gli stati di avanzamento. Ad esempio, uno dei problemi che ci siamo posti in fase di sviluppo era di rendere queste informazioni accessibili a chiunque. Abbiamo utilizzato delle mappe, che è certamente la cosa che rende più semplice, più oggettivo, più facile da offrire le informazioni. E poi ci siamo inventati i tachimetri, ci siamo inventati delle piccole tabelline che rendessero immediatamente semplice riuscire a cogliere le informazioni principali, abbiamo lavorato sulle mappe dei cantieri, abbiamo certamente reso disponibile in formato aperto, aggiornato, i dataset in formato open data con le regole che vi raccontavo prima, in maniera tale che chiunque potesse andare a trovare quelle informazioni, fossero facili da leggere, facili, accessibili anche da scaricare. Da rielaborare. La cosa interessante è che tra i casi di riuso di OpenExpo, come era facile immaginarsi, ci sono stati soprattutto pezzi giornalistici. Ce ne sono stati vari. Uno dei più carini che ho letto è questo pezzo di Rosy Battaglia, lei è molto molto brava, che ha raccontato i ritardi di Expo, i problemi di Expo partendo dai dati. E se volete, è stata, per quei giornalisti che davvero avevano voglia di farlo, è stato un cambio di prospettiva. Cioè, prima Expo, i ritardi di Expo, i problemi di Expo venivano raccontati soprattutto partendo dalle inchieste giudiziarie. In questo caso si è dato, a fronte dei problemi che certamente c'erano ed erano noti già all'epoca, però ha dato ai giornalisti la possibilità di approfondire le informazioni, fare un affondo su quelle che erano la situazione oggettiva, gli stati di avanzamento, cercare di capire quali fossero i veri problemi al di là della grossa massa di fumo creata dall'inchiesta giudiziaria, a fare un approfondimento. E Wired, ripeto, con Rosy Battaglia, l'ha fatto molto bene, peraltro anche in maniera molto gradevole, come vedete. Ancora una volta, classico elemento di data journalism, la mappa che è interattiva in questo caso, che permette a chiunque di guardare le informazioni e di approfondire. È più o meno questo, cioè io penso che la pubblica amministrazione rispetto al tema del data journalism dovrebbe soprattutto assumere questo punto di vista, cioè essere il soggetto che espone le informazioni, le rende accessibili a tutti, che poi dire renderle accessibili a tutti è sempre molto relativo, nel senso che diciamo anche prima, spesso le informazioni, per quanto siano semplici, sia semplice entrare in contatto, diventa estremamente complesso leggerle. Ripeto, io un bilancio di Expo non sarei neanche stato in grado di capire di che cosa, cioè, fra l'altro con numeri così grandi poi è veramente molto difficile. Però se queste informazioni entrano in contatto con un giornalista che presidia questo genere di temi, che ha delle competenze proprio specifiche, riesce, come dire, a intermediare la complessità delle informazioni con l'interesse dell'opinione pubblica, vedete che il meccanismo diventa virtuoso, diventa più interessante, diventa comprensibile a chiunque. Proviamo a guardare qualche inchiesta italiana e internazionale in tema di data journalism, giusto per capire quali sono gli elementi principali. Wired lo fa molto bene, ha questa sezione qui che si chiama Data, molto semplice, e qui ci sono tutte le inchieste di data journalism, di giornalismo di precisione, che partono soprattutto dai dati. Guardate, ce n'è parecchie, ci sono ottime inchieste italiane sul tema del data journalism. Quella che a me piace di più, quella che trovo fatta meglio, poi magari se viene in mente qualcuno non esitate a scrivercelo via chat. E questa inchiesta sempre di Rosy Battaglia, della giornalista di Wired, che abbiamo visto prima sull'amianto in Italia, ad esempio, questa mappa ricostruisce i luoghi in cui si trova l'amianto in questo momento. Vi sarà facile immaginare che le regioni assolutamente pulite, tipo la Puglia piuttosto che la Calabria, piuttosto che la Sicilia, non è che non hanno amianto, semplicemente non hanno reso disponibili i dati sull'amianto, però di fatto, anzi, questa cosa probabilmente è ancora più preoccupante. Però Rosy Battaglia, proprio partendo dai dati, partendo dalle informazioni certificate, ha creato questo pezzo che è davvero fatto molto bene. Peraltro sarebbe più utile guardarlo, se quando avete modo provate a guardarvi sul link, perché poi guardandola sulla pagina web attiva ci sono tutta una serie di informazioni di dettaglio che possono essere approfondite semplicemente scorrendo il mouse. La stessa inchiesta riporta quelle che sono le malattie
malattie legate al tema dell'amianto e le ricostruisce sempre in una mappa in maniera tale da creare le correlazioni tra i due fenomeni, e infine riporta quelli che sono i dati che sono stati riutilizzati, dati aperti in questo caso, utilizzati dal giornalista per derivare l'inchiesta, per derivare le informazioni. Vedete, come dire, gli elementi che abbiamo visto all'inizio, che compongono una buona storia di datagenesi, in questo caso ci sono più o meno tutti. C'è la visualizzazione, c'è il pezzo, c'è un interesse oggettivo da parte dell'opinione pubblica a essere informata su un tema, e ci sono i dati della pubblica amministrazione da cui si parte per il pezzo. Succede qualcosa di simile in America in questi giorni, c'è. Negli ultimi mesi, anzi, c'è stata e continua ad esserci una forte polemica sulla presenza di armi nel territorio degli Stati Uniti. Slate, che è una rivista online molto carina che parla di varie cose, anche divertente da leggere, ha fatto questa mappa interattiva sulla presenza, sugli shooting, sulle sparatorie più o meno gravi nel territorio americano, e partendo dagli stessi dati, partendo dai dati della presenza delle armi, ad esempio il Guardian ha fatto un approfondimento decisamente più interessante dal mio punto di vista, in cui dice: se vogliamo risolvere il problema della violenza legata alle armi, dobbiamo guardarlo un po' più da vicino, guardare il fenomeno con un taglio più locale. Quindi non solo parte dal luogo in cui, cioè partendo dai luoghi in cui sono presenti le armi in America, nelle principali città in cui le sparatorie vengono più spesso, proviamo a vedere dove sono gli omicidi e proviamo a vedere quali sono le caratteristiche che contraddistinguono quei territori, cioè la percentuale di povertà, il tasso di analfabetismo e una serie di informazioni legate al luogo, in maniera tale da correlare e riuscire a far comprendere a tutti che il problema delle armi non è che si genera da solo, ma spesso è conseguenza di una serie di fattori ambientali che, se vogliamo risolvere il problema principale, dobbiamo probabilmente lavorare sulle cause e non sugli effetti. E anche qui, a mio avviso, sembra che, come dire, l'idea di data journalism funzioni, svolga il proprio ruolo, cioè metta l'opinione pubblica nelle condizioni di comprendere un fenomeno partendo dalla narrazione e partendo dai dati. Come si costruisce una storia che abbia, insomma, del giornalismo di precisione? Certamente c'è il classico orecchio del giornalista, cioè la capacità di un giornalista di comprendere, di capire, di ascoltare quella che è l'esigenza, la curiosità dei propri lettori, e cercare di avvicinare la propria storia, il proprio racconto a un qualcosa che possa essere interessante. In questo caso c'è una fase lunga, non sempre semplice, anzi piuttosto ostica, di reperimento dei dati, andare a cercare i dati. Sì, lo si può fare in vari modi, probabilmente ci sono i dati, certamente ci sono i dati della pubblica amministrazione su molti fenomeni. Un buon modo per sapere dove sono questi dati, chi li sta esponendo, è il portale nazionale dei dati aperti, che si chiama dati.gov.it, dove molte pubbliche amministrazioni espongono i metadati dei propri dataset e quindi rendono facile la navigazione all'interno delle informazioni. Ci sono dati che alcuni giornali reperiscono, e questa cosa è molto interessante, sempre, come dire, abilitata dal fatto che le storie avvengano e si dialoghi attraverso internet. Cioè, in questo caso, questa rivista Motherboard, che è una rivista di tecnologia italiana, credo che sia la costola tecnologica di Vice, che è pure una rivista molto online molto carina, chiede ai propri utenti di alimentare un database sulla presenza di telecamere di sorveglianza in Italia, in maniera tale che ci possa essere un luogo in cui tutti possiamo contribuire a raccontare al giornale, quindi a tutti gli altri, dove sono le telecamere, e il giornalista ci possa creare un pezzo. Quindi è carina questa cosa, una sorta di crowdsourcing applicato al giornalismo, cioè chiedere ai lettori di contribuire alla definizione della propria storia. Oppure ci sono dei siti specializzati, ProPublica è uno dei siti che a livello internazionale fa inchieste dal taglio di data journalism meglio di qualunque altro, sono veramente bravissimi, mettono a disposizione una serie di tool per altri giornalisti che possono aiutarli, e soprattutto mettono a disposizione un data store, cioè una
archivio di dati, in alcuni casi sono anche dati a pagamento, che loro hanno già verificato e hanno soprattutto reso più armonici, reso più semplici da riutilizzare per altri giornalisti. E infine certamente c'è il classico lavoro di reperimento dei dati, desktop con telefono, con carta, con penna, con insomma, reperire tutte le informazioni che poi devono essere convogliate in un unico luogo, che in questo caso sarà il database su cui decidiamo di far partire la nostra storia. È da un po' di tempo a questa parte, i giornalisti che intendessero avere maggiori informazioni dalle pubbliche amministrazioni, soprattutto le informazioni su cui fino a un po' di tempo fa era difficile accedere, o meglio, era possibile accedere soltanto avendo un interesse personale, da un po' di tempo a questa parte il cosiddetto FOIA, cioè il Freedom of Information Act, approvato anche in Italia, è uno strumento normativo di origine anglosassone, consente anche a giornalisti ed associazioni, insomma soggetti non titolari del diritto primario di accedere alle informazioni, di poterle ottenere. Ed è uno strumento importante a disposizione dei giornalisti in generale, ma anche e soprattutto dei giornalisti che creano storie basate sui dati, perché in questo caso qualunque database, cioè molti database, molti più database che la pubblica amministrazione fino ad allora non esponeva, in questo caso con il FOIA possono essere oggetto di una richiesta oggettiva e se qualora viene approvata la pubblica amministrazione deve necessariamente condividere queste informazioni. È una cosa rilevante soprattutto per i dipendenti pubblici, e se volete, non so se è una piccola rivoluzione, però certamente è l'inizio di qualcosa. Insomma, il legislatore attraverso il FOIA, attraverso l'approvazione di questa legge, a mio avviso ha dato un messaggio abbastanza chiaro rispetto a quello che deve essere il taglio della trasparenza proattiva che dicevamo prima. Cioè, l'idea è che se chiunque, a prescindere da un interesse oggettivo, può accedere alle informazioni, questo elemento dovrebbe spronare la pubblica amministrazione a essere proattiva ancora una volta, quindi a giocare d'anticipo ed esporre le informazioni prima che qualcuno gliele venga a chiedere. Ed è interessante, ed è uno strumento a disposizione di chi volesse scrivere storie che partono dai dati. La fase di filtraggio dei dati è certamente la più noiosa, la più ostica, quella per cui probabilmente servono anche competenze molto tecniche in alcuni casi. Ci sono moltissimi modi per farlo. Se avete un minimo di dimestichezza, o magari siete semplicemente curiosi di capire quali sono gli strumenti utilizzati in questo caso, cioè per aggregare informazioni diverse, ce ne sono mille. Ovviamente il classico Fire Excel è il primo punto di partenza. La cosa un po' più evoluta rispetto al database classico è questo genere di applicazioni che permettono di far convogliare dati diversi e modificarli in maniera aggregata. Ce ne sono miliardi. Quella più semplice da utilizzare, insomma, quello che mi è capitato di utilizzare più spesso, quello che conosco meglio, è Google Fusion Table. Ce l'avete tutti se avete un account Gmail, insomma è uno degli strumenti messi a disposizione da Google, e funziona molto bene, e ancora una volta qui è possibile far convergere informazioni diverse, visualizzarle su mappa, cambiare, insomma, si può fare più o meno tutto, una specie di piccolo coltellino svizzero della gestione di un database, ed è fatto bene, molto, ripeto, poi soprattutto è molto molto semplice da utilizzare. Questa cosa permette di fare il classico lavoro di, come dire, unire i puntini, cioè tracciare quelli che sono gli elementi principali di una storia, capire quali sono gli aspetti a cui si vuole dare più valore, magari nella scrittura del pezzo, magari nella realizzazione dell'infografica, e quindi concentrarsi su questi, concentrarsi sulle cose che riteniamo essere più utili. Quindi, appunto, l'idea di focalizzare una storia e quindi, infine, rappresentare le informazioni, cioè ci siamo fatti un'idea, l'abbiamo approfondita, abbiamo trovato i dati, le fonti, le abbiamo rielaborati, e adesso dobbiamo presentare questa storia, questo racconto alle persone che la leggeranno. Quindi bisogna operare una scelta rispetto a come questa storia deve essere rappresentata. Ci sono vari modi, la rappresentazione grafica nell'ultimo periodo, come dire, comodo cercarlo c'è la rappresentazione di informazioni in maniera grafica, in maniera evoluta, è comodo cercarlo su Google attraverso il termine infografica o infographic, detto in inglese, cioè delle informazioni che possono essere immediatamente comprensibili e facili da osservare attraverso una grafica, degli elementi grafici.
Questo è un buon esempio, a mio avviso. Questo sito si chiama Atlas Obscura, è un sito spassosissimo, parla dei posti strani che esistono nel mondo, è proprio divertente da leggere. E un po' di tempo fa ha ripreso questa mappa molto carina che dimostra come i confini amministrativi, delle città americane vengano messi a discussione dalle connessioni economiche che esistono tra i luoghi diversi, cioè andando a guardare le singole aree potete vedere come in quella specie di grigio un po' più scuro ci sono i confini amministrativi, politici dei singoli stati americani e invece i colori che ovviamente hanno al centro le città più grandi sono le aree economiche di influenza e capite immediatamente come l'influenza economica di un luogo, l'aggregazione, il modo in cui un posto dialoga con quelli accanto non ha praticamente nulla a che fare con quelli che sono i confini, i confini amministrativi, i confini burocratici. Ed è particolarmente divertente come il Washington Post, partendo sempre da queste informazioni, ha ricreato una sorta di nuova mappa degli Stati Uniti d'America che si basa sulle relazioni reali e non sulle relazioni amministrative, le relazioni politiche. Quindi questa è l'America che verrebbe fuori se andiamo a guardare quelle che sono le relazioni economiche e sociali di posti differenti. E quindi tutto questo per dirvi che certamente le mappe sono uno dei modi migliori per raccontare informazioni, ne abbiamo viste tante, è una delle cose che torna più spesso in termini di data journalism. Molto comode, ovviamente, sono gli istogrammi, cioè quelle immagini che facendo dei confronti fanno immediatamente capire quali sono le differenze, le relazioni tra informazioni diverse, luoghi diversi, soggetti diversi o insomma, differenti elementi dello stesso fenomeno. Questo, ad esempio, è una mappa interattiva. Ecco, l'altra cosa molto divertente, molto interessante, che alcuni giornali stanno facendo anche grazie all'evoluzione dei linguaggi attraverso cui navighiamo internet, dei linguaggi R, dei linguaggi, insomma, di cose un po' più tecniche che permettono a pagine web di diventare dei piccoli oggetti grafici. Questa mappa del New York Times, sì, è fantastica perché è una mappa tridimensionale di New York, dove la tesi che vuole rappresentare è che ci siano dei luoghi di New York che sono in ombra 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno. Cioè l'idea di avere grattacieli molto grandi, molto concentrati in luoghi piccoli, un'estensione molto piccola, costringe alcuni luoghi di New York ad essere praticamente sempre all'ombra tutto l'anno. Questa poteva essere una percezione, come dire, dei newyorkesi. Il New York Times, prendendo i dati in formato aperto del catasto di New York, rappresentando le diverse altezze e simulando il modo in cui i raggi del sole tagliano la città e quindi proiettano delle ombre sul terreno, ha dimostrato in maniera oggettiva che in effetti sì, cioè ci sono parecchi posti in New York che per tutto l'anno non vedono mai il sole. E come dire, è divertente ed è anche, se ci pensate, anche un buon campanello d'allarme sul modo in cui deve essere gestita l'urbanistica all'interno di una città. Ci sono molte applicazioni che, partendo dalla logica del data journalism, rendono semplice la navigazione dei dati. Questa è un'applicazione di Open Policy che si chiama Open Bilanci, che vi permette di fare confronti tra luoghi diversi per cercare di capire come sono state gestite le finanze pubbliche. È estremamente comodo, molto facile da guardare, anche carino, come vi dicevo, dà delle infografiche molto, molto simpatiche, anche interattive, molto facile confrontare posti diversi e cercare di capire come sta funzionando. Ci sono molte testate che negli anni stanno diventando sempre più centrali rispetto al dibattito pubblico, che utilizzano in maniera prioritaria la tecnica del giornalismo basato sui dati. Tra le mille che ce ne sono, vi faccio una rapida rassegna di quelle, soprattutto di quelle che piacciono a me, insomma, di quelle che io leggo più spesso e in alcuni casi, insomma, coincido anche con quelle che lo fanno meglio. Questo è 538, che è il sito di questo signore qui che si chiama Nate Silver, che è un giornalista piuttosto famoso in America, insomma, è uno che ha portato la tecnica del giornalismo narrativo basato sui dati a livelli molto interessanti. Ha pubblicato un libro carino che si chiama Il segnale e il rumore, dove racconta più o meno quelle che sono le sue riflessioni su come gestire una storia adesso e su come rappresentare i dati in maniera tale che possano essere utili anche ai lettori.
di Upshot e, se volete, una sorta di blog interno oppure sezione interna del sito del New York Times, e fa tutte inchieste basate sui dati. L'Economist fa questa cosa molto carina, al di là del fatto che l'Economist utilizza, ovviamente, raccontando di economia, utilizza molte infografiche, utilizza molti elementi grafici per rendere più semplici le storie che racconta, però c'è questo account Twitter simpaticissimo dell'Economist che si chiama Daily Charts, e l'idea è più o meno questa, cioè di prendere quella che è la notizia del giorno a livello internazionale, farci su un'infografica che permetta di comprenderla meglio. È molto carino perché, ripeto, è sempre aggiornato, poi pubblicano più o meno un tweet al giorno, e anche qui utilizzano la tecnica del racconto grafico che si basa su informazioni estremamente certificate. Nel caso dell'Economist si può stare piuttosto tranquilli, ed è un bel modo per contribuire al dibattito pubblico partendo proprio da questi elementi. Il Guardian è una testata che prima di altri fatto da Jeremy, ma anche in maniera molto strutturata. La persona che se ne è occupata sin dall'inizio, che peraltro adesso non lavora neanche più al Guardian, si chiama Simon Rogers ed è il giornalista che vedete nella foto accanto al pezzo in questa slide. Lui è bravissimo e ha anche fatto una serie di pubblicazioni sempre su come gestire una storia partendo dai dati, su come trovare i dati e come rappresentarli. Ovviamente non è una cosa che avviene solo negli altri paesi, ma anche il Corriere della Sera ha un data blog dedicato che, ripeto, utilizza sempre la stessa tecnica. Il Sole 24 Ore ha un data blog veramente molto carino che si chiama Infodata Blog. Credo che sia gestito da un giornalista che si chiama Luca Tremolada. Non so se vi è mai capitato di leggere cose sue, scrive sul Corriere da molti anni e presidia proprio il tema della tecnologia, in questo caso anche del giornalismo basato sui dati. La Stampa lo fa benissimo. Penso che La Stampa sia uno dei giornali italiani che fa meglio di altri fa data giornalismo, peraltro hanno anche una scuola, credo, organizzano dei corsi di approfondimento su questo, insomma ci hanno investito molto. E uno degli articoli più belli che ho visto sulla stampa italiana che racconta, che fa propria questa tecnica per raccontare una storia, questo pezzo qui che si chiama, che non solo è un racconto, ma è anche un'applicazione fatta dalla stampa di Torino, che si chiama Torino Multe, e attraverso questa interfaccia è possibile navigare tra le informazioni sulle multe della città di Torino. È fatta molto bene perché cioè è facile applicare dei filtri, sapere quando vengono fatte più multe, quali sono i filtri, in quali orari, quali sono, insomma, permette di estrarre una serie di informazioni, ma soprattutto permette di capire delle robe, nel senso che il giornalista che scriveva il pezzo e che magari conosce bene la sua città, conosce bene Torino, diceva che suona strano che, ad esempio, in alcune vie periferiche vengano fatte un sacco di multe, in certe vie commerciali non se ne becchino affatto, viene come il sospetto, lasciava intuire che i negozianti, gli esercenti di quelle zone probabilmente offrono un caffè in più al vigile urbano la mattina per non far fare multe. Proprio, insomma, permette di leggere il fenomeno della multa, permette di leggere un fenomeno di questo tipo e dare delle interpretazioni anche basate su fatti oggettivi in maniera anche, come vedete, graficamente molto molto accattivante. Wired lo fa benissimo, lo diciamo spesso a più riprese. Guido Romeo, che è la persona che vedete in questa slide, è uno che, come dire, l'ha fatto sin dall'inizio. Peraltro qualche volta ha riutilizzato anche per i suoi pezzi, ha utilizzato anche dati di fonte pubblica presi da alcune iniziative del format, e ci ha fatto particolarmente piacere. Non un sito di data journalism, ma un sito che racconta molto bene la tecnica di rappresentazione grafica delle informazioni su internet è questo sito qui, si chiama Flowing Data, gestito da un tizio molto molto bravo, si chiama Nathan Miao, se non ricordo male, e lui è molto bravo e non solo fa progetti propri, ma racconta quello che, se volete, è lo stato dell'arte rispetto a questa tecnica di rappresentazione di informazioni. Peraltro vedete proprio in questo screenshot c'è le Best Data Visualization Projects del 2016, cioè fa anche tipo delle classifiche su quelle che sono le cose più interessanti. È un buon modo per stare aggiornati su quello che sta avvenendo.
Non è soltanto una cosa di. Queste tecniche non vengono utilizzate soltanto dai giornalisti, ma sono molte anche le associazioni di categoria che si occupano di partire dai dati e di raccontare storie. La Sunlight Foundation lo fa molto bene per la trasparenza in America. In Italia abbiamo questo progetto molto molto carino che si chiama Open Migration ed è appunto racconta il fenomeno dei migranti partendo dai dati. Il fenomeno dell'immigrazione sarà facile immaginare, insomma, è piuttosto evidente che è una di quelle cose su cui la percezione è un po' strana, la politica ci marcia molto, è difficile avere un'opinione oggettiva perché spesso si fa perno su paura, spesso gli stessi giornalisti ne parlano talmente tanto che sembra che il fenomeno sia molto più grande di quello che è. Open Migration invece parte dai numeri, racconta il fenomeno di migrazione partendo da numeri certificati e lo fa ovviamente con la tecnica che abbiamo visto finora, cioè utilizzando mappe, utilizzando racconti, scrivendo pezzi. Addirittura una cosa molto carina che è anche un altro modo per utilizzare il giornalismo basato sui dati. Da un po' di tempo ha fatto questa sorta di quiz, scopre cosa sai e cosa non sai dell'accoglienza in Italia. È un buon modo per, cioè, compilando il questionario, scopri di non sapere un sacco di cose. Anche lì, partendo dai dati, come dire, il Open Migration rende i propri lettori. Dai, proprio il modo di formarsi un'opinione, mostrando che magari alcune informazioni non sono perfettamente chiare per tutti. Ripeto, sono tanti i fenomeni che possono essere raccontati attraverso questa tecnica. Questo sito messicano, che a me piace molto, però anche è piuttosto cruento, si chiama Narcodata e racconta il fenomeno del narcotraffico in Messico, che immaginerete una cosa piuttosto seria, partendo dai numeri e raccontando il fenomeno partendo proprio da quelli che sono i numeri rilasciati dalla polizia locale, ed è interessante. Ad esempio, questa è una mappa dei cartelli di narcotraffico messicani raccontati per quelle che sono le caratteristiche principali di ognuno, fa anche piuttosto spavento a leggerla. Però tutto questo per dirvi che davvero non c'è tema che non possa essere coperto, che non possa essere raccontato partendo dai dati. Qual è il ruolo della pubblica amministrazione? Mi avvicino verso la fine, credo che manchino una quindicina di minuti alla conclusione di questo webinar. Lo abbiamo visto con Open Cantieri. A mio avviso, innanzitutto la pubblica amministrazione dovrebbe mettere fuori i dati, dovrebbe raccontare quello che sta avvenendo e dare modo a tutti di poter approfondire queste informazioni. Come Formez curiamo un progetto per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che si chiama Open Cantieri e che per la prima volta mette su mappa e rende disponibili i dati sulle grandi opere in Italia. Cioè qui chiunque può sapere a che punto è, con lo stato di avanzamento aggiornato un paio, due, tre mesi, se non ricordo male, lo stato di avanzamento di tutti i cantieri in Italia, soprattutto dei cantieri delle grandi opere italiane. Fa una cosa molto simile il portale Open Coesione sui fondi strutturali. Lo stesso ministero rende disponibile queste informazioni, cioè una serie di altre informazioni su questo sito che si chiama Open Partecipate e che mette a disposizione i dati finanziari e anagrafici delle aziende partecipate in Italia, ed è particolarmente interessante se pensate che spesso, come dire, si scopre che il consiglio di amministrazione composto da Tizio Caio Sempronio è lo stesso consiglio di amministrazione di un'altra partecipata. Insomma, le partecipate sono una cosa sempre qui è bene fare chiarezza sin da principio, senza citare Roma Capitale, però insomma, più o meno immagino ci siamo capiti. Non solo esporre informazioni, ma cercare di. La pubblica amministrazione non deve solo esporre informazioni, ma anche farlo con un livello qualitativo alto. Sono vari i modelli che possono essere utilizzati in questo caso. Noi vi consigliamo caldamente di utilizzare un modello di metadatazione, quindi di descrizione dei file, che si chiama DKTP. Reso disponibile dall'Agenzia per l'Italia Digitale del profilo nazionale per i metadati della pubblica amministrazione. Infine, io volevo chiudere raccontando, condividendo con voi questa cosa che mi ha colpito abbastanza qualche giorno fa. È una delle polemiche dell'ultimo periodo in Italia, che è questa roba sulla meningite, sui vaccini, sulla paura, sui numeri che sono un po' strani, che non si capisce se sono molti casi, se sono pochi, se il vaccino funziona o meno. Insomma, è un dibattito, c'è un dibattito pubblico, c'è molta informazione, mi
pare, insomma, la mia opinione ci sia anche molto a sproposito, quantomeno un'informazione poco informata, però proprio a fronte di un clima generale di incomprensione, dico di paura, però insomma di allerta, io credo che il Ministero della Salute abbia fatto una cosa molto carina, cioè una cosa giusta, una cosa che fa parte del ruolo della pubblica amministrazione, in questo caso del Ministero della Salute, di fare il punto sulla situazione in Italia, scrivendo un articolo, definendo bene di che cosa si tratta, guardando i numeri. Probabilmente, a mio avviso, in questo articolo manca certamente una grafica, cioè qualcosa che a colpo d'occhio facesse capire in maniera un po' più chiara, che è un articolo molto numerico, che racconta numeri, quindi magari un piccolo grafico sarebbe stato più facile da comprendere. E l'altra cosa che a mio avviso manca è un link a scarica i dati, cioè dopo aver fatto il punto della situazione, dopo aver contribuito in maniera autorevole, perché comunque il Ministero della Salute, a ridefinire meglio la situazione, potrebbe essere utile mettere un link al data store del Ministero della Salute, che comunque ha, in cui si raccontano ci sono tutte le informazioni sui casi di meningite in formato coerente con la definizione di open data, in maniera tale che anche altri giornalisti potessero partire di qui per fare e scrivere i loro pezzi. Quindi a mio avviso è importante, cioè, io credo che per contribuire all'accountability, per rendere organica la visione di accountability rispetto al tema dell'open government, la pubblica amministrazione, per quello che riguarda la seconda parte della chiacchierata che abbiamo fatto insieme questa mattina, dovrebbe certamente continuare a comunicare come sta facendo, magari farlo meglio, farlo in maniera più contemporanea, più accattivante, più grafica se volete, se non la lasciate passare attraverso infografiche, attraverso rappresentazioni, e deve certamente mettere a disposizione i dati in maniera tale che chiunque, altri giornalisti, imprese, chiunque abbia interesse, possa prendere quelle informazioni e renderle, darle lettura differente e aggiungerne.